Bene, benvenuti. Facciamo adesso un mondo, anzi l'ho già fatto per velocizzare, ma tanto è molto semplice. Qui ho disposto nel mondo fondamentalmente vedete che qui c'è un oggetto che è un prefabbricato che ho praticamente. Aspettate che butto via un attimo questo. Praticamente cercando mirror, perché volevo creare un mirror, ho cercato mirror, venute un tot di cose, quello che ci interessa è il prefabbricato del mirror, che è questo cubetto qua. L'ho messo lì, poi tra l'altro se volendo potrei anche farlo più grosso, credo. Doppia, mettiamo un bello specchio. Poi mi ero accertato anche di avere il chill out, la root, questo qui con la VRC World, messa proprio di fronte allo specchio in modo tale da vederlo. Quindi l'ho messo qui, praticamente l'ho spostato, e vedete che quando si rezza ho verificato che punta sul blu, sulla freccia blu, quindi in funzione di come la freccia blu, quindi la mettiamo vicino allo specchio, dovrebbe comparire. Una volta che è a posto, praticamente noi abbiamo il nostro mondo con lo specchio, quindi possiamo fare senz'altro il deploy. Insomma, facciamo. Ah, sì, ho fatto il Alpha Blended Control Panel, sì, però lo volevo piccolino. Perché prima l'avevo ingrandito, questa è una cosa di Unity, poi me la aggiusto quando ci rientro. Comunque facciamo upload world di questo oggettino qua. Quando fa l'upload world sappiamo che ci chiede le solite cose, che compiliamo, ci accertiamo che ci sia almeno il nome, e poi facciamo il continue, clicchiamo. Continue. Facciamo l'upload di questo mondo e quindi intanto che lui fa l'upload di questo mondo noi possiamo andare praticamente a ricaricare il chillout VR questo e sicuramente una volta che sarà entrato avremo caricato tutto. Comunque, adesso quando entra facciamo la verifica. Authenticating. Loading World Bundle. Ok, siamo qua. Andiamo qui su qua, vedete che è available in game. Ok, perfetto. Quindi andiamo praticamente in game, visto che è available, e andiamo a prendere i My Worlds, il mio mondo che abbiamo appena pubblicato, le Tiles, facciamo un'istanza, creiamo l'istanza, entriamo qua dentro, che in teoria se tutto è andato bene si dovremmo trovare proprio di fronte allo specchio. Vedete che è esattamente ciò che è successo, quindi siamo di fronte allo specchio e adesso abbiamo un avatar che è questo qua, che è il Mandaloriano, ok? Ora, vediamo un po' come fare per pubblicare, diciamo, un avatar nuovo, diverso da quello che abbiamo visto. Allora, per pubblicarlo dobbiamo andare sicuramente nel progetto, quindi qui abbiamo adesso questa finestrella che nel frattempo è diventata enorme, ma la torniamo alle sue dimensioni originarie e andiamo praticamente nelle scene, quindi qui praticamente togliamo la ricerca del mirror che abbiamo fatto prima e qui vedete che negli asset abbiamo le scene e abbiamo costruito una nuova scena dove ci costruiamo un avatar e nell'avatar vedete che ci abbiamo costruito un robot, però questo ho fatto la prova prima. Robot Kyle, quindi facciamo cancello tutto perché così faccio vedere da zero come si fa. Allora, abbiamo visto che è Robot Kyle. Robot Kyle l'ho trovato qui sugli Asset Store, ho cercato per Robot Kyle e
e poi faccio import, prima il download e poi l'import di RobotKyle. Quindi abbiamo RobotKyle fatto così, che una volta inserito praticamente lui ce lo mette qui come una cartella dentro i nostri assets RobotKyle. Se noi apriamo RobotKyle, dentro ci sono praticamente dei modelli RobotKyle, e quello che è importante è che quando che rig invece che sia legacy mettiamo humanoid e facciamo l'apply di questo, quindi lui praticamente fa in modo tale che il rigging sia quello giusto per il nostro chill out VR. Qui prendiamo RobotKyle, lo mettiamo nella nostra scena, vedete che quindi è nella nostra scena. E quello che dobbiamo fare è fondamentalmente aggiungere nel RobotKyle, tanto qui suggerito di fare unpack console completely, okay? Quindi qui dobbiamo aggiungere il componente che si chiama CVR avatar, vedete questo, CVR avatar, e quando lo aggiungete ricordatevi che dovete modificare, ecco qua c'è la voice position che deve essere messa praticamente in da dove volete che esca la voce praticamente di questo coso. Vedete che c'è il pallino rosso, il pallino rosso lo mettete più o meno sulla bocca del vostro avatar, e poi c'è la via position dove dite praticamente che c'è la telecamera che guarda, via position è tutto. Quindi a questo punto se l'avete messa bene, quindi controllate praticamente se dirottando opportunamente avete la view position, la mettete magari più o meno a metà dei tuoi occhi, leggermente più avanti in modo tale da vedere, e la voice position la mettete praticamente qui dove c'è la bocca, okay? Quindi questo fate questo, dopodiché andate sul CCK, avete RobotKyle, facciamo l'upload dell'avatar e qui funziona un po' come col mondo, nel senso che l'avatar praticamente vi chiede le solite cose. Siamo continui, qui l'object name gli mettiamo nuovo avatar.kyle video, ok, fate continue to next step, trovate conferma e qui viene fatto l'upload dell'avatar. Ora, quello che prima avevo provato, ho fatto già questo video una volta, almeno una volta, e non l'avevo visto subito, probabilmente bisogna uscire, rientrare per vederlo, quindi non è detto che si veda subito. Infatti adesso lui è scaricato, quindi per sapere che c'è basta andare praticamente in My Avatars e si verifica, vedete che c'è Avatar File Video, che è quello che ho fatto prima, poi c'è il nuovo Avatar File Video, che è un altro, vedete? E da dentro qua, se io vado back e vado negli Avatars, vedete che c'è il refresh forse da fare. Ok, vedete che me l'ho dimenticato prima di fare il refresh. Facendo il refresh lui richiede le nuove cose. Qui vedete che abbiamo un nuovo avatar kai video, che è quello che ho fatto prima. Details, vedete che c'è data, ora, dimensioni. E poi qui possiamo fare il change. Praticamente facendo il change vedete che nello specchio si vede subito che abbiamo cambiato l'avatar. E poi vedete che l'animazione è già praticamente rigata correttamente. Quindi questa è praticamente la demo che fanno vedere anche sul sito di Chillout VR, ma direi che funziona, che è una meraviglia. E è un tutorial così rapido per fare l'upload di un avatar, non l'avevo mai fatto prima, poi magari lo sto facendo con altri modelli possono sorgere tutta una serie di difficoltà. Però, come vedete, abbiamo approdato l'avatar.
È tutto.